Soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero oppure muore. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, tira fu testa delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziative, contro misure fino a quel punto si limitavano all'inventivo. Sentendosi come Gesù nel tempo, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivi esempi. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di perdere il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute, il giunto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono al commissario, dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, pide un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con le armi. Che se gli sbirri i carabinieri al proprio dovere vengono meno, non quando sono in alta uniforme l'accompagnarono al primo treno. Che se ne parte la primavera, ho una notizia un po' originale, non ho bisogno di alcun giornale, come una faccia dall'arco scocca, vola veloce di quanto importante, e alla stagione successiva molta più gente di quando partì, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per le due ore, e se ne parla un pochino di sprezza, fra miserere e stremunzione, il bene effimero della bellezza, la malecante in possessione, e quella voce in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, passo per il paese, lavoro sacro, lavoro profano. Grazie amici, amici, grazie mille, grazie per essermi fermati e per rendere possibile il nostro spettacolo. Buone feste a tutte e a tutti. Allora,